amore. Ciao a tutti, Alessandro Storia di Mieli ed Eralda. Via. Che dopo i festeggiamenti pensava di venire a fare un pochettino di lavoro sporco di Storia di Mieli. Vediamo una zappetta, una bolla, un decespugliatore, dei mattoni e dei legni. Cosa facciamo? Una nuova postazione di prova per quest'anno per il castagno che è iniziato questa mattina. Questa mattina per la prima volta ho sentito il profumo e visto il giallo dentro gli alveari e nei cassettini del polline. Perciò, Esmeralda, preferisci la zappetta o il decespugliatore o i mattoni? La zappetta. O i legni. La se zappetta. Devo scegliere la zappetta. Ottima, ottima scelta. Decespugliatore lo prendo io. È nostro un altro grande paradiso, bellissimo posto in montagna, siamo in montagna e qua, ecco il castagneto, si vede amore, 50 metri, 5 metri più ce giù. Ce n'erano prima, ce ne sono dietro, questo per soprattutto c'è un ambiente solo bello. Solo bello, veramente. Solo bello per il nostro polline, il nostro mini di castagno, che bello. Guardate amici, qua faremo per quest'anno la prova del miele di castagno. Super, ciao a tutti, forza marito, sei forza, super moglie. Se anche mi la curva di livello intanto, dai, ti do la bolla. Proviamo, se fa apposta, certo. Non solo fai il video, lo fai sicuramente. ti aiuto. Vedi come sono lunghi? Sono 100 metri l'uno. Mamma mia, più dell'altezza della nostra casa, le nostre camere. C'è anche un ciliegio selvatico, il giallo del ciliegio, bellissimo. Dai, ciao a tutti, aiuto, a dopo. Beh, sono leggeri, vero? Si riportano gli altri, sì. Esatto. Stai ancora di libera, così tanto vedo già dove appoggiarli, non devo spostarli più volte. Sono pulita. Siamo a bolla, l'ha trovato mio marito, io non ero capace. No, no, lei è stata capacissima. Sì. È che lì era un po' troppo orientato a nord. Ecco. E se siamo più sudisti o sudici, non lo so. Sudisti. Dai. Ci piace più il sud per certe cose. Dai, puliamo un po', sono più o meno vera lì. Ottimo. Dai. Zappetta? Zappetta amore? Zappa. Bella. Grazie. Ecco cos'è una postazione. Si sceglie il posto con attenzione, con cura, deve rispettare per noi i nostri requisiti. I nostri requisiti, dove veniva, bravo. E adesso puliamo, mettiamo a bolla e questa postazione ospiterà le nostre apine per un periodo della fioritura. Qua è il castagno, super. Zappiamo un pochettino. Devo farlo io però.
c'è papà, mio marito che è bravissimo. Sennò rischiavo di annoiarmi. Esatto, te. Poi mi sono rinfrescato. Non riesce mica ad aspettare. E boh. Recuperare. Io pensavo che le appoggiasse così e via andasse, invece sì. No. Sì, poi dopo anche le arnie le appoggi così e via via, ciao arnie, che scivolano, di qua, di là. Perfetto, appena un po' inclinato in avanti, qui tiene prima, tac, mettere la seconda. È morbido almeno il terreno, non la vedo molto. Sì, sì. Con i sassi o. Oh, ma noi abitiamo in una buona zona, eh? Sì, no, no. Guarda che bello. È bellissimo. Un sassolino. Vabbè, uno è perdonato. L'eccezione. L'eccezione ci sta sempre. Così impariamo cos'è questo lavoro. Solo questa postazione o un'altra fa lei? Come fa? No, metto solo questa base per il momento. Solo un legno da 4 metri. Perciò. Non è mica facile. Ecco, perfetto. Leggermente inclinati in avanti, ma era da facilitare anche il lavoro di pulizia dell'arnia alle apine, perché le apine lavorano così bene perché noi gli diamo le aiutate le inclinazioni giuste. Sono leggermente inclinata, ma pochissimo, verso l'uscita, così loro quello che è dentro vogliono eventualmente portare fuori, li aiutiamo ecco. A farlo fuori, a portarlo fuori. Bene, adesso, perfetto. La cosa più divertente che c'è qua di mezzo, ma più o meno siamo quasi. Ah, c'è anche uno in mezzo. Sono ogni 2 metri. Ma aggiungerei che un altro sopra, fai più alto? Hai tanti mattoni? Sì, penso di aggiungere uno sopra. Come me lo aggiungo sopra? Cioè con me ne metto 2? Anche se per fare il miele potrebbe anche bastare uno, vabbè che qui è abbastanza secco. Perché qui, come dicevamo, vogliamo raccogliere anche il polline, giusto? Giusto. Il polline che ha il suo raccoglitore che sta davanti all'arnia e un po' più in basso. Il polline che meno umidità prende meglio è, così lo abbiamo leggermente sollevato da terra. Grazie apicoltore per queste pillole di saggezza. Se non ci fosse stato... Non fosse stato un momento da polline, mi sarei fermato sicuramente a un mattone.
Mi ha grattato ancora più dentro. Più indietro, sì, lì. L'esposizione, come dicevo prima, sarebbe l'ideale a sud. L'ideale, poi bisogna sempre cercare di aggiustarsi con la situazione specifica. Bene. Direi che ci siamo. Perfetto. Adesso andiamo col secondo mattone. Oh, ero giù in fondo. Sono belli tosti, ho visto. Che non deve neanche ballare troppo, vero? Ah, poi. Col peso delle arnie. La prima pioggia o col peso si assestano, però sì, in effetti non deve ballare. Non balla meglio. Questi poi sono pesantissimi. Lo vedo. Non li comprerò più così pesanti. Forza, l'ultimo, dai. Hai fatto. E qui ne metteremo, se riusciamo, quante arnie? 5? 5? No, 6. Riescono 6. Puoio. Oh. Su 4 metri ce ne possono stare 8. Ah. Molto attaccate, che a me non piace, se posso ne metto meno. 7 o 6. Posso passare un po' quello. Stai con calma. Sì, vedete amici quanto lavoro c'è? Pensavamo di esserci, ma no. Anche perché magari poi se ci troviamo bene, la lasciamo qui fatta per l'anno prossimo anche. Giusto? Giusto. I legni magari no, ma i mattoni sì. Guardate, sentite gli uccellini, sentite il paradiso che c'è intorno, amici. Scegliamo sempre posti più puliti, più puri, più incontaminati. Il primo impegno di Storie di Mieli. Assolutamente. Bolla. Non vedi prima la bolla? Allora hai fatto l'occhio, bravo maestro. Mancano solo le api, amore. Dai, domani o dopodomani, dai, ci siamo. Intanto andiamo a vedere il castagno come è messo con la fioritura. Scendiamo un po' giù assieme, fa due passi. Sì. Bene. Bene, amici. Sto di Bieli ce l'ha fatta. Alessandro, super. Che amore. Che c'è dietro. Balla balla. Dai polline ragazzi, ordinate il nostro polline. Il nostro sublime polline. Di altissima freschezza, purezza. Bontà unica. E per di più dolce quello di castagno. È giusto. Tra i polline è il più dolce. Dolcissime infatti, piace molto anche a me. Che può piacere anche ai più schizzinosi, perché il polline ha un sapore intenso, forte, da uomini duri. E uomini soprattutto. Uomini, anche sì. Donne. Anche donne, però anche io per esempio sono molto delicata. Forte. Ecco, io faccio un po' ragazzi, il naso. Prendevamo medicinali super amari, super schifosi. Anche non quello va preso come. Ricordo la Novalgina per esempio, ma a chi è che piaceva la Novalgina? Però quando te la mamma, prendila che fa bene. Anche il polline va preso così, amici.
perché fa tanto questi bene. Questi almeno sono sani. Bene, carichiamo. Ciao a tutti. Ciao. Ci rivediamo con le apine. Esatto. E questo dicevi che potrebbe essere timo selvatico. Sì, il timo selvatico. Adesso lo raccolgo sinceramente. Devo seccare per fare le nostre tisane invernali. Abbiamo anche dal nostro pozzo. Lì lo raccolgo adesso. Abbiamo anche da noi. Sotto i coppi salvati. Casa.